Vivere è raccontare, un programma ideato da Augusto Zucchi e Gioachino Onorati, in cui l'opera si racconta attraverso la voce del proprio autore. Puntata numero 243, oggi è il 26 aprile, sono le 18 e 6 minuti e siamo qui con Anna Claudia Cartoni, mamma di Irene e autrice di Irene sta carina, una vita a metà. Edito da Arpo Editore, a ottobre del 2020, settore disabilità, famiglia, scuola e salute, già in distribuzione presso Amazon, Mondadori, Feltrinelli, IBS, al quale diamo un benvenuto e un grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera Anna Claudia. Dunque, Irene sta carina è diverso da tutti gli altri manoscritti ricevuti. Anna Claudia, sei la mamma di Irene, sei presente con noi e sapevi sin da subito che avresti avuto in grembo una neonata non come tutti gli altri, ma diversa e a rischio. Gran parte del libro che tocca nel profondo descrive gli interminabili soggiorni in ospedale, gli interventi dei medici e la crescita di Irene, sopravvissuta e adesso una ragazza. Questa non è soltanto la storia dello sconvolgimento della vita di una coppia di professionisti con il peso della figlia nata e rimasta in ospedale per anni, ma la storia di genitori con situazioni simili alla vostra, di cui tu scrivi con una lucidità ed un'empatia particolare che sollevano con umanità la mancanza di professionalità, l'opportunismo e la callosità di alcuni senza dare un giudizio. Sei un'autrice con un'ampia analisi delle risorse della sanità nazionale e locale e del comportamento e delle attitudini di chi vi lavora e del punto di vista degli altri. Resta però il fatto che questo libro esprime un infinito amore e l'orgoglio di averla finalmente a casa, la gioia che Irene dà a voi genitori. Irene è la protagonista del libro, non può parlare, analizzare, accusare, ringraziare, eppure rimane al centro attraverso la voce narrante della sua mamma, Anna Claudia. C'è tanto di bello e di speranza, i piccoli e i grandi progressi di Irene, la sua gioia di vivere e l'affetto che la lega ai genitori, e le parole silenziose che comunicano tanto amore, la fraternità fra i bambini malati e le persone eccezionali che scelgono di lavorare con e per loro. Anna Claudia, come nasce questo libro che è per certi versi catartico da un lato e per l'altro un'acuta e sofferta accusa al sistema sanitario ospedaliero locale, e perché questo titolo Irene sta carina? Questo libro nasce da un primo diario che io scrivevo a Irene quando, appena nata, sapevamo che doveva passare un periodo in ospedale per un intervento chirurgico, per una malformazione addominale per cui appunto è nata, con cui è nata, e quindi sapevamo di dover passare per una terapia intensiva. E ovviamente i mesi passavano e le emozioni di questo modo strano di essere mamma, e iniziare a essere mamma in questo modo strano, scrivendo un librettino a Irene, cioè quindi era un diario per lei, in modo che poi da grande potesse conoscere la sua storia, questo inizio vita così particolare dentro un ospedale, dentro una terapia intensiva. Poi purtroppo a 10 mesi Irene ha avuto un arresto cardiaco, quindi con dei danni neurologici molto importanti, che appunto oggi è una ragazza di 16 anni con una disabilità molto grave, sia motoria che cognitiva. E quindi da lì ho capito che lei non avrebbe mai potuto leggere questo libretto, questo diario, e quindi per un po' ho smesso di scrivere. Poi però queste emozioni continuavano a circolare dentro di me, forse avevo voglia di lasciare un segno di questo modo di vita diverso. E quindi a un certo punto, poi incoraggiata un po' da amici, eccetera, ho cercato di dare invece voce a un libro vero, e quindi mettere su carta tutto quello che abbiamo passato in questi anni. E quando ho deciso di scrivere, il libro è venuto giù a valanga, cioè come se fosse già dentro di me, proprio un fiume in piena, quindi era già tutto organizzato, tutte le cose che volevo dire. È stato molto, cioè una volta che ho deciso di scrivere, è stato veramente molto facile. E quindi evidentemente è stato anche per me un modo per
per esprimere queste emozioni che ti travolgono, ti cambiano la vita, ma che sono tanto negative ma tanto positive, cioè c'è una continua altalena di emozioni che si alternano, belle, brutte, però intense, sicuramente molto intense. Quindi, come il dolore è molto intenso, anche le gioie sono molto intense. E quindi avevo bisogno evidentemente di scrivere tutto questo, e soprattutto sia perché penso che condividere un'esperienza con altri genitori, altre famiglie che hanno fatto questo percorso ci fa sentire meno soli. E perché tutti abbiamo le stesse, cioè siamo tutti passati in quella fase, e solamente chi ci è passato si riconosce nelle parole, nei pensieri, nelle riflessioni che scaturisce. E poi anche un po' invece per avvicinare quello che io chiamo il mondo degli altri, ovvero anzi raccontare questo mondo a chi non è a conoscenza, perché forse proprio per abbattere la solitudine, per abbattere questa distanza che esiste in una società che comunque ci accoglie fino a un certo punto, perché non siamo proprio al centro della società, ma siamo sempre un po' ai margini. E quindi forse è stato un mio grido, io poi non sono una che mai chiede aiuto, però è forse stato invece un grido di richiesta di aiuto per dire: noi ci siamo, noi esistiamo e vogliamo essere presenti come tutti, e quindi cercare di avere una vita, diciamo, ritornare a una normalità, per quanto diversa, ma è la nostra normalità, e comunque le diversità sono sempre molto importanti per la crescita di una società, quindi comunque ognuno può mettere il suo per le risorse che ha. E quindi credo che sia soprattutto, mi fa piacere arrivare a chi non conosce queste realtà, e perché attraverso la nostra storia comunque racconto forse uno spaccato della società, quindi appunto dalle problematiche che si possono incontrare in un'organizzazione ospedaliera, alle problematiche nella vita quotidiana al di fuori dall'ospedale, riflessioni anche su temi molto, molto duri come la vita e la morte, no? Il filo sottile che unisce la vita e la morte, perché quando si vive in una terapia intensiva per tanti mesi, per 2 anni, noi siamo stati in una terapia intensiva, capisci quanto è sottile questa linea che separa la vita dalla morte di questi neonati, tutti con patologie pazzesche, difficilissime. E quindi ti interroghi sul come andare avanti, sul perché, sull'accanimento terapeutico, cioè ci fai tante, tante, tante domande. E in terapia intensiva è come se stessi un po' in un limbo fluttuante tra una non vita e una non morte. Ancora questi bambini stanno aspettando se nascere davvero o morire davvero. E quindi, insomma, ti scatena questo tante riflessioni su questi corpicini minuscoli dove sono attaccati fili, tubi, aghi, di tutto di più, sono corpicini. E il titolo del libro, Irene sta carina, era proprio perché quando andavamo in ospedale per la visita giornaliera nella terapia intensiva, venivamo chiamati in una stanzetta per il colloquio con i medici, e quando le notizie erano buone o comunque c'era una stabilità, ci dicevano: ah sì, oggi come sta Irene? Oggi sta carina. Quindi era un modo per dire. Ovviamente non ci potevano dire stanno bene perché erano bimbi in una terapia intensiva, però lo sta carina era un modo per dire che non era successo niente di grave, che non c'erano stati, insomma, incidenti di percorso ulteriori. E quindi, insomma, per me questo titolo è molto importante, perché tutt'oggi è un po' entrato nel nostro DNA questa frase, sta carina. Quindi tutt'oggi quando Irene ci chiediamo le notizie: come sta Irene? Sì, oggi sta carina, guarda come sta carina oggi. Insomma, e quindi il libro solamente così si poteva chiamare dal mio punto di vista. E sicuramente è un libro che fa nascere tante riflessioni, fa nascere tante emozioni, ma non negative. Cioè, io penso, spero di aver trasmesso anche una positività rispetto alla difficoltà, alla malattia, in questo caso alla malattia e alla disabilità, perché Irene, oltre ad essere disabile, ha anche una patologia respiratoria molto importante. Quindi comunque è un percorso veramente duro, è stato un percorso veramente duro, e lo è tutt'oggi, perché poi la quotidianità è logorante, è faticosa. Però poi Irene ti ripaga con dei sorrisi enormi, con uno sguardo bellissimo, una ragazza che non parla, quindi devi cercare di percepire le sue necessità magari da uno sguardo, da un sorriso, da una tensione del corpo, quindi è un linguaggio molto così da dover per forza interpretare. E quindi comunque non è per niente facile. Però in tutto questo, invece, i piccoli, piccoli successi, i piccoli progressi, i grandi sorrisi ti danno
quella forza per poter andare avanti e per poter comunque pensare che anche in queste situazioni c'è una vita possibile e noi vogliamo vivere questa vita e viverla, quindi non solamente pensarla come uno spazio di dolore e di fatica, ma anche pensarla come una vita che vuole avere i suoi spazi di divertimento. Irene vuole la socializzazione, Irene si vuole divertire e quindi cercare in tutti i modi di garantirle il più possibile una vita, insomma, una qualità di vita buona. Diciamo che a volte penso che siamo più noi genitori che soffriamo per vederla così. Lei credo che non si renda conto del suo stato, quindi lei forse nel suo vive felice. Per cui quando diciamo una vita a metà, è una vita a metà, ma che è una vita piena invece, perché poi comunque è una vita dove lei è felice, è a noi vicino, al nostro affetto, ai compagni di classe, all'amore della tutta la famiglia, e sono sempre soddisfatte le sue esigenze. È ovvio che lei non può scegliere quello che farà nella vita, farà quello che decidiamo noi, però insomma, noi cerchiamo di farle fare una vita il più possibile serena, il più possibile appunto felice. Quindi io penso che Irene, nonostante tutta questa sua disabilità, anche oggi sta carina, insomma, nel senso che è una ragazza che esprime la sua voglia di vivere in qualche modo. E quindi questo penso che per un genitore sia il primo obiettivo principale. All'inizio uno si va su terapie, fisioterapie, riabilitazioni, tutto di più, poi invece decide che l'importante è vederli felici e vederli sorridenti. Allora, dal terzo capitolo del libro, per entrare nel vivo, no, di questo diario catartico, no, mi ha colpito molto il capitolo Diversamente mamma, no? E c'è una frase che dice: sono le sue gambe, le sue braccia, il suo pensiero. Sono la mamma di una bambina eternamente piccola, in un corpo che la farà diventare adolescente e poi donna. Ecco, questo mi ha toccato molto. Puoi farci capire in perché, cioè com'è vederti diversamente mamma? In fondo hai detto una frase che ha toccato moltissimo, no? Forse Irene nel suo mondo dov'è è felice. Ecco, però ha toccato moltissimo perché tu sei la voce di Irene, no? Della protagonista indiscussa. Però anche per il pubblico a casa, capire in che modo è stato catartico per te e come vive Irene oggi. Allora, diversamente mamma, io sì, sicuramente mi sento una mamma diversa, prima di tutto perché ho una figlia che non ha mai detto mamma e quindi comunque io, questo già è una cosa insomma abbastanza impegnativa e quindi mi sento una mamma diversa, sento una mamma che all'inizio non potevamo prenderla in braccio e quindi comunque è una mamma che ho dovuto subire frustrazioni, delusioni, speranze negate e, però poi da tutto ciò ne sono uscita perché Irene comunque c'è, Irene c'è, mia figlia, e comunque per me non è una figlia disabile ma è mia figlia, quindi io vedo Irene come una figlia, anche se io mi sento una mamma diversa, perché poi è ovvio che il rapporto con una figlia in questa situazione è un rapporto fondato soprattutto sull'accudimento, perché è ovvio che appunto non è che mi devo preoccupare se lei fa i compiti, se mangia, se si diverte, se ha intrapreso gli studi giusti, cosa farà da grande, cioè è ovvio che io ho tutti altri pensieri, quindi in questo mi sento una mamma diversa, perché non Irene mangia forzatamente con un sondino, quindi non mi preoccupo se ha mangiato, studiare non studia, cerchiamo di fare tutto quello che si può fare per renderla presente, però è ovvio che io non ho aspettative sul suo futuro, se non quelle di farla stare bene e come dicevo prima, lei può sempre fare solo quello che io penso che per lei possa andare bene, quindi anche in questo mi sento una mamma diversa, perché hai una figlia che tu sei una parte di lei e devi comunque farla crescere secondo quello che tu pensi possa essere giusto, ma poi non sai mai se sei sulla strada giusta. Nella vita quotidiana adesso forse ci siamo un po', diciamo, stabilizzati e siamo un pochino più ormai in rodaggio su questa, diciamo, esperienza, ma è una vita che ho dovuto fare battaglie infinite, è una vita in cui diventi prima di tutto infermiera e medico, cerchi di essere terapista, perché cerchi poi di carpire da tutti, dalla riabilitazione, cerchi di imparare a cosa fare, e dai medici cerchi di capire quali sono i segnali che ci possono indicare che lei non sta bene.
bene, dagli infermieri impari tutta la cura e l'accudimento. Noi sappiamo ventilare, cioè a ventilare rene con il palloncino ambu se c'è una crisi respiratoria, sappiamo quando dobbiamo mettergli l'ossigeno, capiamo i suoi impercettibili cambiamenti che non sta bene, e abbiamo imparato questo in 2 anni d'ospedale, quindi l'ospedale è stata una formazione grandissima per noi, quindi siamo tornati a casa dopo 2 anni con un pochino più di sicurezza perché abbiamo fatto questa formazione dentro la terapia intensiva. E quindi la giornata molto passa a orari delle medicine, orari che arriva il terapista, orari che arriva l'infermiera, cioè è molto incastrata, inquadrata in un'organizzazione che è necessaria, perché l'aiuto di tutti è necessario, e non siamo una famiglia, io, il papà e Irene, siamo una famiglia piena di gente, con infermiere, con fisioterapisti, con assistenti sociosanitari, cioè abbiamo di tutto dentro casa, perché appunto, ripeto, l'aiuto è estremamente importante. E come madre diversa, Irene però mi ha anche insegnato tante cose. E innanzitutto mi ha insegnato la pazienza e la lentezza. E in un mondo dove tutti corriamo, dove bisogna sempre arrivare per primi, dove comunque non c'è mai tempo per riflettere, per fermarsi, io da Irene ho imparato che bisogna avere tanto tempo, tanta pazienza e tanta attesa, perché Irene, le sue risposte, quelle che ci può dare, sono risposte lente, lunghe, devi interpretarle, quindi è un tempo molto lento. E anche quando stavamo in ospedale, magari passavo giornate intere accanto a un lettino mentre lei dormiva, e oppure era sedata, oppure stava male, oppure stava bene, e io sempre lì vicino a lei a passare ore seduta su una sedia accanto a un lettino. E però quel tempo era un tempo lento, in cui però la potevo osservare, quando lei dormiva potevo osservare tutte le sue smorfie, le sue cose, quindi me la sono proprio goduta, forse di più che una mamma che deve correre a fare tante cose. Quindi sicuramente, e soprattutto mi ha aiutato mi ha insegnato che bisogna vivere nel presente, perché l'unico tempo, Irene, l'unico tempo che conosce è il presente, lei non c'ha memoria del passato, o si immagina un futuro. Lei, perché non ti puoi fare domande per il futuro, perché cerchi comunque di essere sempre qui in questo momento darle il massimo che le puoi dare. Poi quello che sarà domani ci penseremo domani. E poi, come diversamente mamma, ancora c'è una grande, forse piano piano non si abitua, ma insomma forse la cosa più difficile è quello che dicevo prima, abituarsi un po' al mondo degli altri, per cui a volte quando sei con le altre mamme fanno discorsi che a te non appartengono, ma non per cattiveria, perché ovviamente parlano dei figli, dei loro successi, di quello che fanno lo sport, come tutti i genitori ovviamente sono molto raccontano sempre le esperienze che fanno i figli, e io mi sento sempre un pochino come se stessi le osservassi da lontano, le osservassi da un altro mondo, perché è un mondo che non mi appartiene tutto questo. E quindi a volte non è facile essere socializzare con il mondo degli altri, perché ti senti un po' un alieno, e forse in questo la società ci deve aiutare a non farci sentire questa distanza. Poi, per carità, sono tutte le mamme, le mie amiche mamme, sono stupende, sono amiche tantissimo, però sicuramente è un disagio, ogni tanto questo disagio lo sento, ed è difficile adattarsi. Paradossalmente mi sentivo più a mio agio in ospedale, cioè quegli anni, 2 anni passati in ospedale, il rapporto con le altre famiglie era un rapporto dove ti sentivi più a tuo agio, più tranquilla, perché sapevi che uno sguardo che ti davi ti diceva tutto, e quello sguardo sapevi che cosa si intendeva con quello sguardo, quindi comunque c'era una complicità importantissima che ci ha aiutato tanto, e ci ha aiutato a essere vicini l'uno con l'altro nei momenti più difficili. Ho visto mamme e genitori che hanno perso i figli, genitori che invece sono tornati a casa contenti, ma con tutti era sempre festeggiare, o invece essere insomma tristi per situazioni difficili, ma sempre tutti insieme, come se fossero tutti i bambini i nostri figli, e quindi è quella solidarietà che si trova in ospedale, fuori non l'ho ritrovata, ma perché è normale che sia così, perché l'esperienza vissuta ti unisce molto di più che quando tu non ci passi, cioè non neanche io, se non ero non ho fatto questa esperienza di questi 2 anni, ma neanche sapevo che cos'era una terapia intensiva neonatale, cioè tutto quello che si può trovare dentro una terapia intensiva neonatale, tutte le malformazioni, le difficoltà che i neonati possono trovare, non immaginavo mai. Quindi insomma così. Bene, quindi le parole silenziose che comunicano tanto amore. Siamo
consapevoli che è molto toccante la tua storia, però ecco, sarebbe interessante vedere anche le difficoltà nella scuola, oltre alla fratellanza e la solidarietà fra compagni e fra bambini malati, e le persone eccezionali, le chiamo le mosche bianche, che scelgono di lavorare con e per loro. Ecco, com'è il mondo di Rene legato all'ambiente della scuola? Perché lo ricordiamo, tu sei laureata in scienze motorie e sei stata anche, diciamo, molto sul campo per quanto riguarda lo sport, la ginnastica artistica, sei stato un tecnico federale proprio e lavori da sempre nel mondo dello sport. Ecco, questa realtà della vita scolastica e una panoramica su questo. Allora, la scuola è un tema molto importante, secondo me la scuola ancora non è pronta ad accogliere tutti i disabili, diciamo così, perché la scuola fondamentalmente ruota intorno ai ragazzi normali e il suo obiettivo è la prestazione. E quindi finché la scuola è questo, è difficile inserirsi in un contesto così con la disabilità grave. Dico disabilità grave perché magari sono tanti ragazzi che sono a scuola ma che possono comunque in qualche modo seguire, in qualche modo insomma essere presenti nell'organizzazione scolastica. Le disabilità gravi come quella di mia figlia, penso che la scuola veramente non è ancora preparata. Prima di tutto perché gli insegnanti di sostegno non ce l'hanno la preparazione. Un successo, io sono fortunata perché ho sempre avuto l'insegnante di sostegno, però fondamentalmente la maggior parte delle volte sono insegnanti di altre materie che poi per entrare a scuola sono entrati sul sostegno, quindi non hanno una specializzazione e una preparazione specifica. E io credo che ma questo non è un rimprovero, purtroppo questa è la nostra organizzazione scolastica. Quello che io rimprovero molto alla scuola è che c'è poca collaborazione con le famiglie e con i curanti di questi ragazzi, perché con disabilità così gravi io credo che il supporto di chi li conosce da sempre, di chi ci lavora da sempre, è molto importante. E invece la scuola è un po' chiusa nelle sue convinzioni, è un po' chiusa perché sanno già tutto, è un po' chiusa perché pensano che tu puoi solamente controllare il loro lavoro, mentre invece bisogna collaborare, perché per esempio per quanto riguarda Irene, dove c'è un problema comunicativo enorme, perché Irene non parla, non si muove poco, quindi non è che sa indicare con un dito una cosa, non sa dire un sì e no neanche con uno sguardo, quindi è una comunicazione molto complessa comunicare con Irene. E da quando è nata, cioè da quando abbiamo cominciato un percorso riabilitativo, cerchiamo delle forme di comunicazione, che è la comunicazione aumentativa alternativa, quella forma di comunicazione che aiuta, cerca degli strumenti per aiutare proprio chi non ha la parola e chi ha queste difficoltà. E la scuola di questa comunicazione aumentativa non ne sa nulla. E allora, come comunichi? Cioè, come se tu andassi in una scuola inglese e parli solo italiano e non sai comunicare con quei ragazzi. Oppure se tu decidi che a scuola devi fare in altro modo perché non è quello, perché tu cerchi altri modi di comunicazione, ma sarebbe come togliere gli occhiali a un bambino che non vede perché tu decidi che lui deve vedere in maniera diversa e non c'ha bisogno degli occhiali. E invece in questo la scuola non è preparata. E poi però il grande vantaggio della scuola è che è l'unico spazio di socializzazione, è l'unico luogo costruito per far stare Irene con i suoi coetanei, eccetera, perché al di là della scuola non abbiamo nessun'altra opportunità per poter stare insieme ai bambini, ai ragazzi o ai bambini della sua età. E questa è anche una cosa che io vorrei chiedere alla società, di cercare di trovare degli altri spazi oltre la scuola, perché poi finita la scuola la socializzazione e l'inclusione non esiste, perché o ci sono i centri diurni dove ci sono solo ragazzi disabili oppure stanno a casa. E invece sarebbe importante creare delle situazioni in cui c'è uno spazio di condivisione con i coetanei, perché questo è molto importante, cioè Irene proprio gioisce quando vede i suoi compagni di classe. Quindi la scuola ha il pro è proprio questo della socializzazione, perché Irene è accettata da tutti, anche i professori sono sempre, non ho mai trovato un professore contro, un professore che non le abbia voluto bene, cioè un insegnante che non si sia comunque dedicato con tutto l'impegno possibile. Quindi su questo non posso dire, cioè sono stata fortunata perché, ripeto, ho sempre avuto insegnanti di sostegno, ho sempre avuto gli assistenti, insomma, che la scuola deve mettere a disposizione, quindi ho sempre avuto tutto. Sempre facendo tante battaglie anche, però insomma alla fine ci siamo riusciti, però sicuramente
quello che ci sarebbe più utile sarebbe una collaborazione e soprattutto pensare la scuola anche forse in una maniera diversa, cioè non sempre che il disabile si deve adattare a quello che è un programma scolastico, un'organizzazione scolastica, ma forse per una volta si potrebbe creare un progetto, un'attività che sono gli altri che si adeguano alle esigenze di un disabile. E invece questo non avviene mai, sono tutte, cioè noi rincorriamo sempre questo programma scolastico, rincorriamo i progetti che sono fatti per gli altri, cercando in quello spazio di trovare il modo per far interagire anche Irene, ma non c'è mai un discorso al contrario. Allora, se ci deve essere un'inclusione, l'inclusione va vista un po' sotto tutte e due le forme, quindi non solamente da una parte verso l'altra, ma anche al contrario. E tutto sommato penso che la scuola, per carità, poi purtroppo appunto va avanti con anche quella tempi strettissimi, cioè non hanno mai tempo per fare niente, però comunque se esistono i disabili, se esistono una scuola di disabili, qualche cosa bisogna fare, non si può pensare che si rimane comunque così perché la scuola è fatta così. Ripeto, non penso che siamo ancora pronti per accogliere ragazzi disabili con gravi disabilità, quindi bisognerebbe fare qualcosa sicuramente. Perfetto, siamo alle battute finali, mancano pochi minuti a questa puntata di oggi che è stata veramente molto molto toccante. E l'hai anticipato prima, no? Tra le prospettive future, no? Quello che manca, che cosa ti aspetti che possa avvenire nel futuro? Mancano pochi minuti. Sicuramente una società più accogliente, dall'abbattimento delle barriere, dalla fruizione di servizi di tutti i tipi, che invece ancora siamo molto indietro, da una conoscenza reciproca di questo mondo, perché appunto considerare la disabilità non come un luogo di tristezza, ma è un qualche cosa che comunque può arricchire tutti quanti, perché questi ragazzi sanno darci anche tanto, con tanta fatica, ma ci sono e sanno dare tanto, e quindi comunque riconoscere il loro ruolo all'interno della società. Ed essere quindi tutti più vicini, perché poi veramente tutte le persone che in qualche modo poi si sono avvicinate hanno veramente acquistato tanta ricchezza da questi ragazzi. Quindi io penso che sia importante metterli anche loro un po' più al centro della nostra società. Perfetto, io sono certa che in un futuro molto prossimo possano esserci meno barriere architettoniche, come dicevi tu, e che Irene possa sempre vivere con la sua gioia di vivere, con l'affetto che la lega e vi lega a lei, con quei piccoli gesti e quei grandi progressi, no? Che permettono di andare avanti in tutta questa sua vita, che probabilmente lei ha questa felicità estrema perché è amata e accudita e non è da sola. Grazie dal profondo del cuore per essere stata con noi, per averci permesso di entrare nel vostro mondo e in quello di Irene attraverso di te. Invito tutti quanti a comprare Irene Staccarina, una vita a metà, Arpo Editore, e di provare a ragionare, perché è un libro che fa molto riflettere. Grazie mille a tutti, un saluto a te Anna, Claudia e Irene. Grazie a voi. Alla prossima puntata. Grazie mille per questa opportunità e grazie a tutti.